dai che si comincia. Schema, Caprari, dietro per Faraoni, Faraoni in mezzo, lui Patrizio, ma non ci credo. In tapin, 5 minuti, Verona avanti, 10 in campionato per Antonio Baracca, l'uomo del momento, 1-0. Era costruita bene il Verona, questa palla inattiva, vabbè, ha fatto finta di perdere tempo per fare abbassare la difesa, vabbè, della Roma, è venuto fuori uno dalla linea, toccare l'ottavio, torna con Faraoni che ha messo una palla attesa, questa sicuramente è una cosa provata e riprovata in allenamento, poi la palla è rimasta lì, Baracca che ormai fa gol anche da attaccante, non è più centrocampista, ci crede, ma è spaccata e la butta dentro. Decimo gol in Serie A per Antonin Baracca, ha superato Mascitti a livello di centrocampisti del Verona, segno nel singolo campionato di Serie A nel 77-78, qui lo sviluppo dello schema, Faraoni al tiro cross, Rui Patrizio lascia lì e Baracca è il più reattivo di tutti. Ci abbiamo visto, Ricky, nell'1-2 è Felix che non va a seguire il giocatore incontro, no? La linea scappa per proteggere la porta, è lui l'ha detto, perché fuori area dovrebbe andare almeno a contrastare l'1-2 per non far arrivare palla a Faraoni e rimogliere a impostare, lancio per Felix, ma Felix lui Casale, prova a portarlo Felix, dai Felix, contro uno, finta contro finta, doppio passo, adesso cross, palla sul secondo palo, passa Milan Knights, accomoda per Pellegrini, ah, compagna sinistra Lazovic, palla profonda per Caprari che si è acceso, mette dietro Tevez, fortissimo sotto la traversa, come gioca il Verona, 2-0 all'Olimpico, Adrian Tevez, ripartenza, non c'ho parole, fantastica, non c'ho parole, il contrario di quello che ho detto, la Roma è da parte della Roma, il Verona ha accompagnato con 5-6 giocatori in velocità, hanno accompagnato tutti, bellissima la palla di Ilic che ha fatto finta di allargare, invece c'è giocatore di Caprari che non ha messo una palla forte dentro dove la Roma difende bene, ma uno scarico dietro, è arrivato Tamese con una sassata di sinistro sotto la traversa, ancora costruita benissimo, e gran gol da parte del Verona. E tutto nasce dall'uscita palla da destra, dove sembrava tutto piuttosto chiuso per il Verona, invece l'azione la inizia da quella parte, la chiude dall'altra, Tamez con questo tapin, va sotto la traversa, Patrizio praticamente immobile, inerme, fa 2-0, incredibile, incredibile, l'azione la inizia a Baracca, ma poi accompagna un film horror, settimana dopo settimana, non si può veramente più, con qualità la mette dietro, costruita bene questa azione, e soprattutto sanno cosa devono fare. I tifosi migliori d'Italia si devono subire ogni volta quello, ogni volta lo stadio pieno, colpi del Verona, dopo 20 minuti, ogni volta dà il cuore per sta maglia, almeno Figna, i tifosi, e poi tocca ridesse sempre queste cose, non se ne può più. A lavorare un altro pallone, Smalling, Caprari si abbassano, si allargano, tante volte bloccano i quinti, quindi non lo so se sta lavorando bene quella fase difensiva la Roma, c'è bisogno di più coraggio da parte dei due braccetti di andare a prendere Baracca a tutto campo. Sbaglia Karsdorp, altro errore della Roma, a sinistra Caprari, dentro Lazovic, Tamez, a destra Baracca, palla che scorre, Simeone si libera e calcia col sinistro, immobile Rui Patrizio, 3-0, ma c'era fuori gioco, anche secondo me era fuori gioco, ma rimane la giocata straordinaria di Simeone che ha fatto un gol strepitoso, ha preso il tempo Rui Patrizio col tiro di sinistro, ma come si è andato a liberare che ha fatto la differenza, era con la spalla oltre, secondo me non possono far così, non capiscono, non può esistere sta roba, io spero sia fuori gioco, quanto che cambierebbe, netto, stava rientrando, però non mi pare manco così netto a me, ma non può esistere tutto ciò, no, non può. Vieni Tudor, che poi devi trovare la condizione giocando. Karsdorp, break della Roma che riparte, 3 contro 3, insegue Caprari, Karsdorp, la porta dentro Felix e Ram, ma codì Guter, pressione su Felix, palla che ribalza buona per Ibrahim, si aiuta un po' con il fisico su Faraoni, cross è buono per Pellegrini anticipato, ma Jordan no, fortissimo da solo, l'illusione del gol, palla sull'esterno per aprire, però finalmente un giocatore, battere Cristante, Smalling, Kumbul, Ibrahim, anche Pellegrini in area, vada a bere tu, cerca il centro dell'area, non la prende nessuno, poi fuori, sì! Sinistro forte, dai colpato, la seconda presenza in Serie A, segna il primo gol con la maglia dei grandi, dai, torna in partita, dai cavolo, mancano 25 minuti, mangiateveli, non si può così, palla inattiva da parte
dai, nessuno salta, quindi la palla rimane addosso. Troppo brutti per essere veri. Dorme Lasagna che parte in ritardo. Bravo Volpato, te lo meriti. Proviamoci, proviamo a vincerla. Dovete sputare sangue questa maglietta. Rimanete fuori, però la palla è arrivata. Come adesso riparte a destra con Volpato. Il suo talento e la sua qualità, la sua freschezza soprattutto. Arriva anche Abraham, ora riempire l'area con Pellegrini e Veretout. Zaleski si propone anche in avanti. No, Paolo Ilic. Pellegrini mette fuori perché anche lui non sta bene. Sì, ma è tutta la partita che fanno così, oh. È incredibile, è dal decimo minuto che stanno per terra. Allora Roma sta dando il con Bulla, Cristante, forza verticale e forza bene, Pellegrini, Kasdorp, palla aperta dall'olandese, Gross lascia sfilare, no! Questa è una gran palla, questa è una palla di Carson, mi piacciono questi cross tra difesa e portiere, dove il portiere non può intervenire, il difensore corre verso la porta, quindi non può intervenire, ottimo il velo di Abraham, che lavora per la squadra, vedi, va a spostare il difensore Gunther, Pellegrini non ci arriva, come non ci arriva Volpato in spirale. Corre Pellegrini, arriva in fondo, cross, forse era un po' stanco, Abraham a lavorare e a manovrare, all'indietro con Karsdorp, manca comunque il centravanti, allora Karsdorp ricomincia, da Smalling, adesso attacca con tutti i suoi uomini a Roma, Zaleski, ne punta un paio, cross di Zaleski sul colpo di Rexos, calcio d'angolo per la Roma. Ci sta provando, sta creando occasioni sempre con i ragazzi, perché anche prima la palla su Pellegrini dove è arrivato, come hai detto giustamente, dai, un sacco, corner, pareggiamolo almeno intanto, è stata messa da Borio, una grande giocata, dai, quasi tutti nell'area piccola, quelli della Roma, Veretout calcia sul secondo, Sbogli che è chiuso, occhio a Bove che controlla, ma tira, sì! Edo, vai, dai, andate la vince, mo andate la vince, dai, che non se lo meritano, sempre sto stadio pieno, dai, che tempo c'è sta, bravo Edo, mamma mia, con i 2004 tocca segnare, bravo, mamma mia, bravo, bravo, dai, peccato. È finita.